La chiesa di San Martino a Trani è stata concessa per altri 4 anni alla parrocchia ortodossa rumena. Si tratta di una concessione ad uso gratuito del luogo da parte dell'amministrazione comunale a favore dell'arcidiocesi e della comunità ortodossa. Vediamo. È molto grande perché questa chiesa è la sede non soltanto per i fedeli rumeni che abitano a Trani, ma per tutta la comunità ortodossa, non soltanto rumena che abita nella provincia del Bat, perché non c'è un'altra realtà ecclesiastica di un'altra chiesa ortodossa nel territorio, così vengono tutti qui a Trani. Soltanto i rumeni sono più di 4.500. La maggior parte ortodossi, certo che sono anche tanti altri ortodossi, gli albanesi, una piccola parte, gli ucraini, i georgiani che vivono nel territorio, anche i bulgari, che è una grande comunità canossa. Ed è molto bello tenere in considerazione il fatto che ritroviamo queste presenze lungo questa strada via Beltrani, che termina poi con la nostra chiesa cattedrale. Oggi rinnovo della concessione da parte del comune a uso gratuito di questa chiesa di Santo Stefano. È un momento certamente per rinnovare questa vocazione di Trani all'ecumenismo, direi anche al dialogo interreligioso. È un momento per rinnovare intanto questo rapporto di attenzione reciproca tra l'amministrazione comunale e la diocesi e la presenza sul nostro territorio della Chiesa ortodossa rumena, la parrocchia di San Clemente Romano. E diventa anche l'occasione per rinnovare rapporti di stima reciproca, di accoglienza, di rispetto, direi in una parola di fratellanza.